ecco qua le cose che ho comprato poche cose, è bello pesante, e adesso andiamo a vedere. E mi sono ingrassata, poi sono dimagrita e avevo bisogno, diciamo, dei reggiseni. E sono andata lì tempo fa, e c'era tanta gente, ho detto no, un altro giorno ci vado. Questo giorno che sono andata a comprare il regalo e ho visto i reggiseni, sono andata. Ho preso tipo 8-9 e tra alcune taglie diverse c'era la fila, la fila, perché da prima sempre c'è la fila per fare, diciamo, per andare dietro ai camerini, va bene, per andare dietro misurarsi le cose, e quindi va bene. Alla fine sono uscita con due, poi riprendere altre, cioè solo il pensiero di andare a prendere altri reggiseni, andarli a misurarli, ci ho detto no, mo ritorno. Ritornerò un altro giorno, però va bene, ho deciso di prendere quelli due che mi ero portata nel camerino per provarli, e di 8-9 mi sa che erano, soltanto due e mi sono, diciamo, entrati. Io non lo so le taglie, se sono uguali a quelle d'Italia, non lo so. Questo qua è il reggiseno, e così questa spugna qua mi è piaciuta molto la fantasia, e di questo qua è molto soffice, questo elastico che non è per niente plasticoso, niente, carinissimo. Il prezzo è stato questo, cioè già avevo un prezzo, è stato scontato, e poi a 1,50 euro l'ho preso. Questa qua sarebbe la 34A. Io sinceramente d'Italia non me l'intendo, perché l'anno scorso avevo preso alcuni, ero la Coppa C, una cosa del genere. Quindi mi è piaciuto molto, è molto carino. Qua c'è un piccolo difetto, bene, che possiamo togliere. E c'è quindi questa rosellina qua. Questo ovviamente non ve lo farò vedere indossato, perché no. Però mi è piaciuto molto, e andrò a comprare altri di altre fantasie. C'erano bianchi con il pizzo. E parlando di pizzo, vorrei farvi vedere il secondo reggiseno che ho preso. Questo è il secondo reggiseno che ho preso. Mi è piaciuto moltissimo la parte di dietro. Il prezzo era quello, 1,50 euro. Quel giorno stavano tutti i reggiseni scontati. Ecco perché c'era tanta fila. Allora, questo qua è il 34B. Questo mi calza a pennello. Si apre... Ups. Mentre il primo che vi ho fatto vedere si apre dalla parte... E di dietro, questo va aperto qua davanti. A me sinceramente queste spugne qua non è che mi danno fastidio, anche perché sono sottili, è carinissimo, guardate. Magari questo ve lo faccio vedere, però la parte di dietro, speriamo quanto veniva. No, non si riesce a vedere qual era il prezzo iniziale, però quel giorno stava a questo prezzo. Di questo ne erano tanti colori, però come ho detto, io ho preso la 34B, la 34A, la 35, la 36, mi sanno. Ho preso tante tale, così, per vedere qual era quella mia, e evidentemente in questo modello qua sono la 34B, in questo modello qua sono la 34A, in quello rosa sono la 34A e in questo qua sono la 34B. Quindi non lo so se dipende del modello, non lo so, però va bene, è così. So che la stazione invernale è quasi finita, almeno qua già inizia a fare caldo, e qua io sto nella Costa Bianca, già inizia a fare caldo, però io sono un po' freddolosa, e mi sono comprata questa pigiama qua, vediamo nel dettaglio. Questo pigiamino qua, questa è la XS, se non erro, questa è la XS, il prezzo 7 euro, e mi è sembrato un prezzo ottimo, perché c'era pure la parte di sotto. Questo è il pantalone, va bene, questo è il pantalone, vediamo qua, c'è questo cordoncino così,
la parte di sotto è così, cioè mi è piaciuta. Cercherò di misurarmelo e lasciare qua l'immagine. Devo vedere come questa qua è la XS, non lo so perché la XS è così, però va bene, a me mi sta bene. Io di solito sono una S abbondante o una M un po' scarsa, però mi è piaciuto molto il colore, non è tanto pesante, diciamo, è molto. Ed è molto, molto così, molto soffice. Mi è piaciuto moltissimo. Ho preso altre cosine, ma non erano per me. Però queste qua ve le volevo far vedere. Sono queste le calze della LOL o LOL. Qua va molto di moda questo qua. Queste non sono per me, ovvio, queste sono per la mia bambina. Però lei va adesso matta per queste benedette LOL. E ho detto, magari le mamme che mi vedono non lo sanno e stanno lì. Noi stiamo già facendo la fila per pagare quello e mia figlia mi è arrivata con questo. Quindi al prezzo di 3,50 euro abbiamo preso tre paia e questo sarebbe il modello. Già queste sono più pesanti, penso che già per questi giorni quando fa un po' di freschetto la sera va bene. Guardate i dettagli così che brillano, sono ben fatte. Queste qua sono più semplici e questa qua semplicissima, invece questa qua c'ha, diciamo, i fili argentati con dei pois, queste a riga e queste niente. Molto molto carina davvero e mi sono piaciute anche a me. Ok, avevo detto che avevo preso piccole cose, però questo diciamo è il mio primo video haul, quindi avrei voluto comprare altre cose, però era di sabato, no, era venerdì, c'erano tantissime persone e prendere le cose, andare a misurarle, rimetterle a posto, riprendere altre, cioè siamo stati tipo lì un'ora e mezza per queste cosine e dovevamo andare via. Ho preso un'altra pigiamina. Ho preso questa pigiama già un po' più primaverile. Voi la vedete un po' così, che no, non è stirata perché era tutto dentro la busta. E guardate che carina, mi è piaciuta tantissimo. C'è queste lettere qua di Minnie a rilievo in colore argento. It's on what, Minnie? C'è come al solito il fioco in argento di Minnie. Qua dietro troviamo Disney e questa qua davvero che a me piace avere le maglie, questo qua perché non vanno più ad allargarsi. Qua dietro mi piace moltissimo. Il prezzo, vediamo se lo riesco a trovare. Ecco qua. Ah, l'ho pagato 7 euro di 13, mi sa, 7 euro è della Disney e così a qua manica corta, molto molto carina. Ed ecco qui il pantalone è carinissimo, ragazze. C'è questo filo, questo qua nero. È tutto così. E la parte di sotto è così. Davvero, davvero molto, molto carino. Mi è piaciuto. Questo già qua è un po' più, diciamo, più estivo, più per la primavera, magari per l'estate, se aveva un po' di freddino sulle gambe, almeno io. E mi è piaciuto moltissimo per 7 euro tutte e due, cioè secondo me è un affare. Va bene ragazze, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto. E lasciatemi giù sotto nei commenti se nella vostra città c'è Primark o Primark. Non so come si dice. Alcune ragazze mi hanno scritto che cioè nella loro città non ci sta. Invece io nemmeno quando abitavo in Italia no. Cioè non esisteva proprio. Prima mi sembra che a Milano c'era. Però diciamo la fortuna di averlo qua in città. Va bene, io spero che il video vi piaccia. Se volete altri video così sapete cosa fare. Tanti like, vi mando tanti besitos e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao! Aspettate ragazze, non andate via perché volevo farvi vedere così veloce veloce un'altra cosa che ho preso quel giorno da Primark. Questo è stato un regalino che ho fatto, è un pigiamino di Harry Potter, molto molto carino. Avrei voluto farvelo vedere dentro al video, però purtroppo va bene, era un regalo, non potevo misurarlo niente, quindi l'ho comperato, l'ho messo nella busta regalo, l'ho dato via, soltanto il tempo di fare qualche ripresa. Mi scuso perché diciamo non l'ho registrato orizzontale ma verticale, però va bene, ero in fretta. Va bene, fino a qua il video, vi mando tanti vestiti e ci vediamo prossimamente nel prossimo video tutorial. Ciao!